Rispondi tu, rispondi tu, che Rocco lo ria, rispondi tu. Ma no, rispondi. Pronto? 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 Chi parla? Ah, se il signor Rocco Torini. Guardi, l'assessore non c'è in questo momento, può richiamare domani? Assessore, per piacere, facciamo io carirli, che la cosa è seria. Mia, assessore, io mi ho contato i soldi che mi avete lasciato in la busta. Ci mancano 4.917 euro. Io ho capito, signor Roccolia, però voglio dire, voi vi siete presi la Ah, busta. perché c'è sì, si concede. No, volevo far parlare mia moglie, mia figlia, non mia moglie. Mia nonna. Qui ho riconosciuto il vostro numero. E ho capito, io, la parte mia me la dovevo prendere, voi non mi avete più parlato della parte mia. No, aspetta un po'. Siamo rimasti che tu mi portavi 50.000 euro e poi dopo ne mettiamo d'accordo, non ti preoccupare, tocca te passare buono, poi dopo vedremo come posso fare per tirare i soldi. Ma noi avremmo parlato di cifre che tu avevi te, cioè mancano le 50.000 euro, 4.917 euro, ma porti i soldi. Vabbè, ma chiudete un occhio, signor Rocori, chiudete un occhio. Chiudo un occhio, chiudo un occhio. Oh, sono qua. Ai. Un giorno niente, tu mi porti, portarsi pure che te ne rogna io, ma come ha capito, domani mattina c'è Musina, che c'è io. No, per carità, per Romani, carità. Romani, no, per carità, te la faccio vedere io a carità, No, per carità. 4.917 euro, Romani chiama il sindaco, signor sindaco, Vabbè. l'assessore si è fregato 4.917 euro, da 50.000 euro che mi avete dato come contributo per il coronavirus. No, vabbè, ma lui non sa niente, il sindaco non sa niente, capito? Non sa Lo niente. deve usare. Romano usa tutto il mondo. Romano mi i manifesti. Vabbè, poi è andato a topografia, mi faccio stampare i manifesti e Vabbè. li metto alle mura e le fraco pom pom a fraco alle mura. Vabbè, facciamo una cosa, signor Roccolino, facciamo un accordo. Veniamoci incontro, no? Troviamo un punto d'accordo. Veniamoci incontro, troviamo un punto d'accordo. E io ve li riporto i Il soldi. punto d'accordo è uno solo, ce n'è, che a me portare i soldi, mo. Vabbè, pensavo che Mo. ma o 45.000 o 50.000, pensavo che non facesse differenza, no? Se ha ragione. Come se tu avessi pigliato 4.000 lire. Mo è portare i soldi. Se porti i soldi, mo a lui succederà niente. Ma Un adesso sacco non... di infame. No, L'idea. ho finito le autocertificazioni, non posso venire, non posso muovermi. La fa prestare ancuna. No, come faccio? Non si può... Viene senza certificazione, che hai portato i No, soldi. c'è una distanza sociale, non Adesso posso... ti faccio andare in cave con mio reiocare. distanza Con mio sociale. reiocare proprio, Ma come capito che faccio? voglio dire? Sì, non mi posso avvicinare a nessuno per farmi l'autocertificazione, c'è la distanza sociale. E c'ho dei un danno, c'è un danno, arrancami un foglio. E poi portare la cosa. Signor Roccoloria, facciamo una cosa. Quando finisce la quarantena ve li porto, me li tengo io, me li conservo io e... Quando finisce la quarantena, ne faccio io quando finisce la quarantena. Il Adesso il 3 maggio finisce tutto, non vi preoccupate. 3 maggio e poi c'è Giuseppe Decreto e dice il 3 giugno, lui è poi che facciamo. Ma Ah, vabbè, mia. me li tengo io e poi me li conservo io, e poi ve li do più avanti. Assesso, io telefono mo al 112, al 113, al 114, fino al 120 chiamo. Chiamo a tutti quanti, se mi porti i soldi mo i soldi. No, Passiamo un momento. però questo è il riconoscimento. Io mi sono impegnato per cercare Riconoscimento, da tutti i soldi eri di... mio. No, Questi sono contributi per non faticamento del coronavirus, ero mio. ma non erano tutti destinati a lei, signor Rocoria, ai 50.000. Ho fatto A chi io... ne erano destinati? Non Ha erano... pigliato 150.000 euro al comune e di 50.000 euro erano i miei, capito che voglio dire? No, i buoni pasto e i tagli da 40 da Il buon 20. ripasto me ne frega di niente, che ti ci va a focare il primo pasto che fai, te? Porti il coso, se no ti faccio andare in galera, eh. No, vabbè, adesso vediamo un attimo, Chiamo un vediamo. prefetto, chiamo un prefetto, No, chiamo un prefetto, chiamo un andiamo. prefetto. No, chiamo un prefetto. No, dicimi se chiamare un prefetto. Ma mo Chiamo un per prefetto. 4.000. Chiamo un prefetto.
Senti, ma lo prefetto dice che mettiamo un prefetto, Ma per 4.917 euro è stato a fare tutto questo casino, mo. ah, te ne frega 4.917 euro, la pigliate con 4.000 lire, chiamo un prefetto. Un chiamo mo. Mamma mia, però mi state Signor deludendo. prefetto, perché sei approfittato, ci dico. E io posso pure, io allora arrivato a questo punto, visto che voi fate il cattivo, fate così il negativo, pure io faccio il negativo a questo punto. Io dico che voi avete accettato i soldi a nero in una busta. Ah, nero, la busta era nera e che le era munizia. No. I soldi a nero, io soldi a nero. Questi Io sono soldi che sono al verde io, sono rimasto al verde, vi non controdenuncio. al nero. Signor Roccole, io Ah sì? Sì? se voi mi scusate, io vi controdenuncio. Sì? Dico che voi avete accettato soldi. Sì? 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 Vuoi portare i soldi stasera? Chiamo il prefetto io, mo. Dico, signor prefetto, se ne ha approfittato e si è fottuto Ma tanto 4.917 euro. non c'è E nessuno domani che mattina chiami il sindaco, poi avvisi i carabinieri, ho detto da 112 fino a 120, chiamo tutti. O il cultore con quello buono. È meglio parlare chiaro, perché io sono una persona precisa, mi piace la correttitudine e ti stai spiegando come l'ho fatto. ma non c'è Anzi, un no, 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 stai, vai a parlare un bel francicetta. Ah, cazzo. Io veramente non avrei manco chiamare, perché non sono tenuto a te chiamare. Io avrei di dire direttamente alla caserma, chiamare i carabinieri, questi numeri qua che ho fatto da 112 e ti facevo ammanettare. Siccome sono una persona per bene, ti stai chiamando e ti sta avvisando, porta la piva, mo, se no sono cancelli tua roba. ma voi non ci avete nemmeno la ricerca, ma voi allora se fate così, vi state impuntando allora. Allora, cioè io ho fatto un favore, allora Ancora sì. adesso Marusca, Marusca, vai 113 e 112 No, fino a 120. un attimo, noi non ci avete risposto. Chiamo tutto numeri io, chiamo fino a tutto numeri. Sì, ma come Cioè, dimostra? chiama tutti e dici c'è l'indirizzo, che a volte ricordo l'indirizzo della casa dell'assessore e lo vanno a prendere e ci mettono i ferrettini. Anche io a mettere ferrettini però prima capelli. E babanco, ma ero qua per ferrettini dei miei, tu chiama. Sì, ma come fate a dimostrare? Non ci avete la ricevuta, signor Roccolia, se fate. Ho fermato tutto, quello telefonino, che parca io signor Bruccolo, ma sei più esperto di te, hai pensa. Sei più esperto di te, capito che voglio dire? Che tutti quanti si pensano, è tanto Rocchicello, tanto sa bene la cuopa, ma capito che voglio dire adesso? Tengo un mato. Ultima volta, li porti o non li porti i soldi? E ricordati che fra poco sarò sindaco di Pallapalla io. È morto. Ha chiuso. Marusca, chiama per piacere. Sì, momento, tu dare tempo io chiamare. E fregati a muovere tu un attimo.